Ciao a tutti, raga, e ben ritrovati in questo terzo episodio di Life in the Woods. Nella scorsa puntata siamo andati in giro in esplorazione e abbiamo recuperato anche un po' di risorse, come del ferro e anche altre cose interessanti. Allora, per prima cosa vi volevo dire che col tasto F10 potete aprire un menu della Better Grass and Leaves mod. Da qui avete dei parametri da settare. E io avevo il grass size su standard, se non sbaglio, no, era fast. Ho messo fancy perché dà questo effetto all'erba molto più curato e quasi più realistico. Ed è una cosa abbastanza carina da vedere. Poi un'altra cosa importante. Allora, con il tasto L disattivate e attivate le dynamic lights, che sono quelle che vi ho fatto vedere nello scorso episodio, che tenendo in mano la torcia illumina quello che sta attorno in pratica. L'unica cosa che abbassa parecchio gli FPS, e non solo a me, ma comunque in generale anche per chi usa le shader, è una mod abbastanza carica e potente, quindi era per dirvelo. Nient'altro. Ah, sì, potete rinominare il vostro zaino tenendo il tasto Shift premuto e schiacciando il tasto destro. Quindi noi in questo caso lo chiamiamo zaino. E queste sono alcune opzioni carine delle nostre mod di questo pacchetto. Allora, sono andato avanti un pochettino off camera, giusto ho cotto delle cose e ho costruito una piccola casetta sull'albero. Casetta, se così si può definire, ma è un accampamento provvisorio. Ecco qua, come vedete, ho posizionato la fornace, ho messo la crafting table, il letto. Qua ancora non ho messo niente. Qui invece abbiamo tutte le cose che abbiamo recuperato. Ho fatto cuocere anche un po' di carne e vorrei farvi vedere che cosa andremo a fare questa volta. Allora, col tasto G, come sapete, apro il menu del ricettario. E ho visto che abbiamo delle chele di granchio e vorrei utilizzarle per creare un retino da pesca. Allora, per farlo servono due chele di granchio, poi una string e due stecchetti. Allora, ce l'ho la string? Sì, ce l'ho. E i stecchetti ce l'ho. Ok, possiamo farla. E andiamo a vedere poi come funziona. Vediamo come funziona. Un'altra cosa che mi affascina, che vorrei craftarmi, è il moschetto, ovvero il fucile. Però c'è anche il fucile, quello con l'arma attaccata, con la spada. Quindi noi scriviamo musket. Vi avevo detto che vorrei fare anche la balestra. Vediamo un po', un musket. Per fare il musket, se ci si può unire anche la spada, per fare il musket serve un gunstock. Ok, che si fa con due pezzi di legno e un blocco lavorato di legno. E per fare la canna del fucile. Ah, ok, serve il ferro. Ok, perfetto. Per i bossoli invece avremo bisogno della polvere da sparo e la carta e il ferro. Ok, quindi dovremo uccidere un bel po' di mob. Invece per la balestra, vediamo un po', per la balestra, quindi scrivo crossbow. Crossbow, ok. Beh, direi che è molto facile. Così serve l'arco, quindi dobbiamo fare prima un arco. Invece per i dardi è sempre ferro, quindi avremo bisogno di ancora un po' di risorse. Ho tenuto con me le cose più importanti. Direi che si può partire anche provando il retino da pesca. Vediamo come funziona. Ora magari andiamo qua vicino che c'è un laghetto. Vedete che bella zona in cui siamo adesso. C'erano anche delle caverne. Vi ricordate quando siamo arrivati qua al fine dello scorso episodio? Ci sono delle caverne. Probabilmente andremo a esplorarle nel prossimo episodio. Così facciamo un po' di esplorazione anche lì. Com'è che funziona qua? Se io faccio così, se schiaccio il tasto destro non succede niente, no? Ma se io tengo schiacciato il tasto sinistro oppure schiaccio, no, non succede niente.
Vabbè, comunque scopriremo che cosa, come usare questo rettino da pesca. Per il momento pensavo di andare ancora un pochettino in esplorazione. Magari andiamo da quel lato là. E mi porto anche il letto, visto che ci sono, perché non vorrei rimanere di notte in giro perché risulta essere molto pericoloso. Quindi mi prendo il letto. Opla, questo vabbè, possiamo anche portarcelo. E noi ne veniamo dall'AV, se non sbaglio, e quindi possiamo andare magari in quella direzione. Vediamo che cosa c'è. Vedo dei picchi innevati. E bello, bello, mi piace. Questa mod è veramente, questo pacchetto mod è interessante. Vedo già un creeper. C'è una caverna lì sotto, ma ci andremo non adesso, perché voglio ancora esplorare un po' i dintorni. E a breve andremo anche a costruire qualcosa, perché abbiamo una foresta di bambù. Non appena avremo trovato un po' più di risorse e magari un bioma che ci interessa in modo particolare, anche se qua già è molto molto carino, e andremo poi a costruire. Qua cosa c'è? Un'altra caverna. Bene, bene, siamo invasi dalle caverne. Allora, vediamo un po'. Qua, vabbè, lì sta caricando i chunk. Possiamo spostarci da quel lato. E vediamo un po', attraversiamo questo bioma, sembra quasi un bioma arido, non lo so, tipo, sì, tipo arido, vai. Ok, un glitch di caricamento. Vabbè, ora facciamo così, facciamo caricare bene. Là c'è una specie di mesa. Mi stavo buttando giù. Vedo del ferro, attenzione, vedo del carbone. Quasi quasi potrei recuperarlo. Vediamo un po' se ho. Sì. Ho un po' di terra per poi tornare. Sì, voglio recuperare. Aia. Recuperare questo ferro. Vabbè, solo un blocchetto. Qua c'è del carbone. Me lo prendo perché non si sa mai per le torce. Anche se ancora un pochettino ne ho. Vediamo se con l'ascia da battaglia. No, funziona magari solo come arma o come accetta. Vabbè, per adesso noi recuperiamo queste cose. Allora. Ci sono moltissimi oggetti da craftare, raga. Io vi assicuro che ho dato un'occhiata, non tanto per spoilerarmi tutto il pacchetto, ma ho dato un'occhiata anche nella creativa. Piccone, dobbiamo farci un piccone. E ho dato un'occhiata nella creativa, ci sono alcuni macchinari interessanti. Non cose complicate, e vorrei anche poterli fare in un futuro e fare una specie di tutorial per chi poi si avventurerà con questo pacchetto di mod. E appunto spero di farlo nel modo migliore per darvi anche una mano a capire meglio e a farvi, diciamo, appassionare a questo pacchetto e alla mia serie. Che bello, guardate, abbiamo anche del ferro là. Vabbè, noi ora torniamo un attimo su, tanto non è il momento di andare a fare esplorazioni. Là cos'è? Cos'è? Questo non l'ho ancora visto. Oh sì, non mi ricordo. Ora vediamo un po' che cos'è. Ah, dalle ossa? Ma che pietra strana. Skeleton Skull! O Skull, forse credo Skull. Bello, ci dà le teste di scheletro, fantastica. Chissà, magari potremmo usarle per qualcosa? Che dite? Proviamo a vedere nel nostro ricettario? Vabbè, ora non voglio andare a fare caving, però. O digging, scusate. Skeleton, anzi, mettiamo skull. No, non dà niente. Skeleton. No, non dà niente, raga. È solo per bellezza, credo. Quindi, vabbè, ce l'abbiamo, poi potremmo usarlo come decorazione. Allora, già mi sono perso. Che figata! L'abbiamo visto questo bioma? Dove siamo spawnati la prima volta? No, raga, che bello! Guardate anche laggiù. Ma che bella sta questa cosa qua. Mamma mia, mamma mia. Allora, intanto mi prendo
veramente una cosa fierissima. Mi prendo i polli. Vedo che a breve calerà la notte. Quindi vorrei trovarmi una postazione. I pupazzi di neve, pupazzi di neve. E abbiamo anche l'argilla, perfetto. Guardate che figata. Che figata. Voglio andare a visitare subito questo bioma perché è bellissimo. Sarebbe anche carino costruirci una casa lì. Allora, intanto devo mangiare. E per fortuna mob ancora in giro, non ne vedo. E voglio anche dormire possibilmente. Andiamo. Ok, dormiamo. E andiamo a visitare anche questo bioma. E magari se troviamo qualcosa di carino e di mai visto. Oh, guardate che figata. Che figata. Andiamo su, andiamo. Oh, raga, è qualcosa di meraviglioso. È qualcosa di meraviglioso. Il cielo qua è bianco, completamente bianco. È bellissimo. Noi se rompiamo un pezzo di ghiaccio non succede niente, giustamente. La vedo. Ah, ok. Vedo una ragnatela. Mi serve, me la prendo. Me la prendo. Dov'è? Qua dietro. Perché ci servirà per fare il nostro arco, che non potremo fare in questo momento perché sento dei mob. Aia. Bello, raga, molto bello questo bioma. Ora vorrei anche andare dall'altra parte. Tra l'altro, molto suggestivo il fatto che il cielo qui sia completamente bianco. Molto suggestivo. Ogni tanto qualche glitch, vabbè, quello è normale. Questo cos'è? No, l'abbiamo rotto, ma non ci ha dato niente. Questa è una foresta molto strana. Questa è una foresta molto strana. Bella. Vediamo se troviamo anche qualche albero, qualche frutteto. Questo? Niente, non ci dà niente. Questo cos'è? Vediamo. Nine Bark. Dice qualcosa in particolare? Niente, dice il nome, ma non dice che cosa serve. Oh. Questo? Quante cose strane. Mushroom. Ravanelli. Vabbè. E ora vediamo un po' che cosa c'è anche da queste parti. Tanto la strada di casa più o meno me la ricordo. La vedo sempre dei glitch perché qua non carica a dovere. Porca miseria. Questa è una cosa un pochettino fastidiosa. E di qua invece probabilmente staremo per fare il giro. Vediamo un po' se io adesso un attimo faccio un piccolo stacco per far ricaricare i chunks e ci rivediamo tra pochissimo. Ok, molto bene, raga. Ho fatto caricare un pochettino i chunks perché a volte ci mette un po', non so, penso dipenda direttamente dal pacchetto. Come vedete qua abbiamo un altro bioma molto strano, tipo arido, non lo so. Anche questo per me è tutto arido. E qua? E qua abbiamo una caverna, non lo so. Andiamo a vedere un attimo sopra qua, cosa c'è? Vedo degli alberi parecchio giganti. Quest'acqua non è che. Oh, non è che mi fido tanto, eh. Là c'è un'altra caverna. Andiamo a vedere un attimo. Giusto per. Vediamo un po'. Proviamo un retino. Vediamo cosa succede. Tanto devo non morire. L'ho preso! L'ho preso! Oh, l'ho preso! Ho capito come funziona! Grande! Ho preso un pesce, quindi devo andargli proprio dietro a catturarli. Che bello! Figata! Ok, vabbè, questa è una cosa che faremo in un secondo momento. A proposito di pesce, se non sbaglio, ho visto anche che si può fare una gabbia per i pesci, una rete, una trappola per i pesci. Ce l'ho fatta, sì. Una trappola per i pesci, fish trap. Ok, servono le cordicelle. E poi vedremo anche questa come funziona. Abbiamo tantissime cose da craftare. Qua cosa c'è? Un'altra caverna, ma è chiusa? Direi di sì. Ok,
e molte cose da craftare. E vediamo un po'. Ho visto degli alberi carini di là. Qua probabilmente starò per tornare indietro, ma chi se ne frega. Tanto noi stiamo esplorando. Sento degli scheletri e degli zombie. Questo ce lo prendiamo. Ah, sangue blu. I ragni hanno sangue blu. Buono sapersi. Qua forse stiamo tornando nella zona. Questi. Ma dai! Grape, l'uva! Bello! Questo via. Questo via. Intanto mettiamo a posto un po' i nostri oggetti. Visto che abbiamo lo zaino, sfruttiamolo. Che figata, raga! Abbiamo l'uva. Magari possiamo anche, penso, piantarla e fare un vitigno. Oddio! Finalmente! Finalmente un po' di mob. Ne sentivo proprio la mancanza. Merda, stavo anche per morire. Ma qua la vita non è che la recupero molto velocemente, eh? Ora faccio recuperare un pochettino di vita perché non voglio morire così male. Potrei farmi anche un arco da usare. No, ancora è presto. Ce l'ho a casa le due stringhe. Oh no, le abbiamo usate per il retino. No, le abbiamo usate. Allora, ammazziamo intanto questo scheletro. Magari ci droppa qualcosa. Perfetto. Ammazziamo anche questo zombie. Sangue ovunque. Mettiamo anche della luce. Un altro zombie. Possiamo dare un'occhiata anche qui sotto. Ne stanno arrivando un po' troppi per i miei gusti, eh. Però intanto recupero la vita. Ok. Ok. Un po' bello, molto suggestivo. E qua c'è un altro creeper. Vorrei ucciderlo senza farlo esplodere. Vedi, in questo caso, ecco, sono già due, un problema. Ah, uno l'ho ucciso. In questo caso torna utile questa Battle Axe perché ha il knockback, anche se non è molto potente, però ecco, perfetto. Abbiamo recuperato un po' di polvere da sparo che ci servirà, come cavolo parlo, per i bossoli, bella questa pianta, per i bossoli del nostro fucile e per la balestra. Ecco, visto che ci siamo, appunto, prendiamoci un po' di ferro e poi quasi quasi potremmo concludere qua l'episodio e rivederci prossima volta con l'esplorazione di questa caverna, perché no? Vorrei tappare però, sì, vorrei tappare qua, ok, fare un po' di luce. Ah, come vi dicevo raga, con la Dynamic Lights si abbassano un pochettino gli FPS, ma se voi schiacciate la L, come vedete, si perde l'effetto dell'illuminazione e quindi andiamo abbastanza più veloci. Però per il momento possiamo anche attivarla, tanto non è così fastidiosa. Allora, possiamo fare una cosa. Noi possiamo fermare qua l'episodio nel frattempo che io magari recupero queste risorse e continuiamo da qua con un po' di esplorazione nelle caverne. E vediamo anche quali materiali ci offre il sottosuolo. Oh, altro ferro, attenzione. E giusto per vedere anche i minerali che ci sono, perché io molte cose non le conosco, però ho visto nel menu del ricettario alcuni materiali, alcuni minerali che non conoscevo in effetti, quindi penso che troveremo qualcosa di nuovo. Ok. Quindi direi, raga, che per questo episodio siamo alla fine. Vi ricordo che se andremo a raggiungere facciamo 20 mi piace e 20 commenti, presto farò uscire anche il quarto episodio. E da Gioco Sporco è tutto. Io vi saluto, mettete mi piace se vi è piaciuto il video, commentate, iscrivetevi se non l'avete fatto e ci rivediamo al prossimo episodio di Life in the Woods. Alla prossima!